Rieccoci qui belli pimpanti e baldanzosi a smandruzzare il nostro buon Flash CS4. Io sono Max e oggi parleremo di video, video inteso proprio come filmati che andiamo a inserire all'interno dei nostri documenti di Flash. Ma perché dovremmo inserire dei filmati all'interno di animazioni, di interfacce in Flash? Semplicemente per il fatto che possiamo combinare veramente in maniera multidisciplinare, multimediale nel vero multisenso della multiparola, tutti gli elementi che la tecnologia ci mette a disposizione. Possiamo poi fare il cosiddetto deploy, ossia rilascio delle nostre applicazioni, interfacce, animazioni, filmati fatti con Flash per buttarli dove? Su una pagina web, su un DVD, su un CD-ROM, eccetera, eccetera. Possiamo farne tantissimi utilizzi. Quindi vediamo come possiamo gestire questa cosa dell'inserire filmati fatti in realizzati magari con tecnologie differenti, perché no, il video girato in maniera molto diretta con la nostra videocamera o con la videocamera di un professionista, poi montato magari in Premiere e elaborato nelle maniere che già conosciamo per chi fa già il videomaker, importandolo in Flash vediamo che cosa succede. Allora, l'operazione che dobbiamo eseguire è molto semplice, perché andiamo sul menu File, alla voce Importa, scegliamo la voce Importa Video. E qua ci troviamo di fronte ad una serie di scelte che sono molto importanti, perché innanzitutto dobbiamo fare una discrimina sulla posizione del file video. Il video si trova sul nostro computer oppure si trova su un server web che è dedicato per esempio allo streaming, ossia al rilascio progressivo e dosato, graduale dei dati video. In questo caso parliamo di una piattaforma che Adobe conosce molto bene perché se l'è creata, e si chiama Flash Media Server, che è un servizio incredibile, ma sicuramente non alla portata di tutti. In realtà possiamo scegliere se caricare il video esterno con un componente di riproduzione, che è quello che generalmente tendiamo a fare per file di dimensioni decenti, di un minutaggio ridotto. Chiaramente non andremo a incorporare un lungometraggio di 2 ore e mezzo, cioè Avatar, all'interno della nostra interfaccina di Flash. È buona cosa pensare di non incorporarlo, al di là del piccolo problema dei diritti d'autore. Oppure ci chiede di incorporare FLV nei file SVF e riprodurli nella linea temporale. Attenzione, qua incominciano a spuntare fuori un po' dei nomi strani. FLV e SVF. Vabbè, SVF sappiamo che trattasi del tipico formato di esportazione di Flash, per cui una volta che abbiamo finito di creare il nostro filmatino, la nostra animazione, la nostra interfaccina o il sito web direttamente in Flash, lo esportiamo esattamente in questo formato, che è il formato peraltro che andiamo a incorporare all'interno del nostro amico Dreamweaver, delle pagine di Dreamweaver. FLV in realtà è un formato dedicato che Adobe si è inventata per creare una tipologia di file video che sia più facilmente scaricabile per utilizzo web. L'acronimo di FLV sta a indicare Flash Video. Ora, in realtà di formati video i videomakers ne sapranno sicuramente molto più di me, ne esistono veramente tanti. Tant'è vero che il problema oggi consiste proprio nella tipologia di file, nelle estensioni del file che andiamo a trattare. A secondo della tipologia di file che scegliamo di trattare, abbiamo una serie di questioni che dobbiamo affrontare. Per esempio i file video di QuickTime
sono caratterizzati da un certo tipo di estensione che riconosciamo per esempio come il punto .mov. Poi abbiamo i file MP4, poi abbiamo i file AVI, poi abbiamo i Windows Media Video e via dicendo, ce ne sono veramente tanti. Cosa succede però? Essendoci tanti file, tante tipologie di file video, è supponibile che non tutte le tipologie di file video siano incorporabili all'interno di Flash, per cui dovremmo andare a scegliere la tipologia di file video che più si adatta al nostro progetto. Quando decidiamo, scegliendo questa seconda opzione, di incorporare il file FLV nel file SVF e di riprodurlo nella linea temporale, ossia di spostare i fotogrammi del file video lungo la linea temporale del nostro filmato in Flash, in automatico Adobe ci ricorda che attenzione, perché fare questa operazione non è mai scevra da problemi, ossia ci possono essere effettivamente dei problemi di sincronizzazione, per esempio con l'audio, in realtà non solo. Il video potrebbe andare in ultima analisi anche a scatti, quindi questo metodo di importazione, ci dicono, è consigliato unicamente, guardate bene, scritto in maiuscolo, per videoclip brevi e addirittura privi di traccia audio. Quindi capite bene che se abbiamo fatto un piccolo filmato con la nostra videocamera e lo vogliamo inserire all'interno di una presentazione in Flash piuttosto che trasformarlo in un file video di Flash, dobbiamo tenere assolutamente conto di questa cosa. Volendo, nella guida di Adobe, nell'help di Flash, ci sono tutta una serie di indicazioni che potete andare a guardarvi. Poi c'è come altra opzione, attenzione, quella di importare come video per dispositivi mobili impacchettato nel file SVF. Allora, qua si aprono tutta una serie di capitoli, per cui selezionando questa opzione ci dice attenzione, questa funzione non è supportata da Flash Player 10, che è attualmente l'ultima versione, per utilizzare e indicare nelle impostazioni di pubblicazioni Flash Lite 2.0 eccetera eccetera come destinazione. Diamo un bel ok. Quindi questa è un'opzione, però giustamente dobbiamo valutare qual è il destinatario del nostro filmato. Quindi per i dispositivi mobili in realtà avremo un capitolo a parte che svilupperemo più avanti. Poi c'è l'altra opzione, che è quello di un file che è già presente, come dicevamo prima, su un server web, un Flash Video Streaming Service o un Flash Media Server, per cui il nostro file esisterà a un indirizzo specifico, che può essere, come in questo caso, mydomain.com/directory/video.flv. Nel nostro caso potrebbe essere www.ilmiosito.vattelapesca/cartella dei file video/nome del mio file video.flv. Perché FLV? Perché la riproduzione di file video all'interno di Flash privilegia proprio questo formato. Tutto sommato non è molto strano che questa cosa succeda, perché Adobe si è fatta il suo formato di file video e quindi dice utilizza questo, che sappiamo che funziona. In realtà non è l'unico formato di file video a funzionare all'interno di Flash. Ritorniamo sull'opzione del file preso dal mio computer. Perché? Perché in realtà, per esempio, i file video che funzionano sono anche, per esempio, gli MP4. L'ho già detto, per esempio. Ok. Diversamente possiamo trasformare, convertire i nostri file dal formato di partenza al formato FLV o MP4 che possa più piacere
ha il nostro flash. Quindi vediamo che cosa succede. Andiamo su sfoglia, io mi scelgo il mio file video che mi sono importato nella mia cartellina di flash e vedo che si chiama timesquaretraffic.mov, quindi essendo su Mac ho già tutta questa serie di specifiche, è un filmato formato QuickTime. QuickTime però vedremo, facciamo un bel apri e Flash ci dice: ehi, attenzione amico mio, il file selezionato non è supportato da Adobe Flash Player, anche se potrebbe funzionare per applicazioni personalizzate, ad esempio nei dispositivi mobili. Infatti se tentiamo di aprire un file.mov, un file video.mov con iPhone per esempio, questo funziona quasi perfettamente, o se lo apriamo con l'iPod eccetera eccetera. Se necessario, e qua arriviamo al nodo di questa lezione, avviate Adobe Media Encoder per convertire questo file in un formato supportato come FLV o F4V. Max, ma come, prima hai parlato di FLV, SVF, adesso salta fuori un F4V. E che diamine è questa roba? Beh, lo vediamo subito. Allora, apparentemente dopo il nostro avviso Flash dice: ok, io te lo carico questo file, poi vedi tu, se io procedessi all'operazione quello che succederebbe è che importerei sostanzialmente un contenitore video assolutamente vuoto. Quindi andiamo ad avviare il nostro Adobe Media Encoder e naturalmente una volta avviato il processo di scusate, devo rimuovere qualche cosina, ok, una volta convertito il mio file, e adesso vedremo come, non farò altro che ritornare su Flash e selezionare il file convertito. Allora, Adobe Media Encoder è un add-in, ma è anche un software, come si suol dire, stand alone, cioè che sta in piedi da solo, presente nella Creative Suite CS4, ma era già presente anche nella versione CS3, personalmente lo trovo molto molto migliorato nella CS4, che ci permette di fare la conversione, l'encode appunto, di una serie di file video. L'interfaccia, come vedete, è molto molto semplice. Se usate Premiere, se usate After Effects, ogni volta che dovete esportare un file video, Adobe Media Encoder si apre automaticamente. Quindi è un, diciamo che è un componente integrato della Creative Suite. Per iniziare la coda, trascinate i file video nella coda o fare clic su aggiungi. Quindi se noi dovessimo aggiungere altri file, questa è un'altra comodità incredibile di Adobe Media Encoder, non dobbiamo fare altro che mettere, aggiungere altri file video e per esempio diciamo questo, apri, ok, vedete che mi si aggiunge un ulteriore file da codificare. In questo caso però lo rimuovo. Naturalmente lo rimuovo dalla coda, ma non lo rimuovo dal mio hard disk, dalla mia macchina, e vediamo che cosa succede. Qua abbiamo il nome sorgente, che è il file che andiamo a convertire, mi dice esattamente il percorso dove lo trovo. In questo caso, nel mio caso personale, si trova sulla directory video che sta dentro la cartella flash in grafica. Il formato che scelgo di utilizzare per la conversione, nel mio caso, è FLV o F4V, adesso vedremo qual è la differenza, ma ho a disposizione tutta una serie di altri formati che possono essere molto molto comodi a seconda dell'applicazione che mi interessa realizzare. Ci sono una serie di opzioni di compressione predefinite, come
tipologia di compressione, come tipologia di estensione, eccetera, eccetera. Quelle le faccio guardare con calma a voi. Dopodiché mi viene dichiarato dove verrà, dove verrà impiantato, salvato il file convertito, per cui avrò un Times Square Traffic underscore 1.flv. Underscore 1 semplicemente perché ho già fatto un tentativo di conversione, quindi mica arrivo al video tutorial senza aver fatto i compiti anch'io. Ok, il passaggio successivo in che cosa consiste? Nel capire quali impostazioni vanno date alla nostra conversione. Niente panico, anche se sembra estremamente ricca la schermata di Adobe Media Encoder, è sicuramente un componente molto molto semplice da utilizzare. Da questa parte, nella parte destra della schermata, abbiamo il nostro file sorgente, che può essere addirittura anche ridimensionato, tagliato in modo tale per esempio da rimuovere delle bande nere o da dargli un taglio un po' più, per esempio 16 noni se volessimo. In questo caso assolutamente non ci interessa, quindi riportiamo alla situazione normale. Ci permette oltretutto di vedere in anteprima, di scorrere senza audio però il nostro filmato avanti e indietro, in modo tale da capire per esempio se volessimo far partire la conversione farla durare solo esclusivamente per una certa porzione di filmato, per esempio questa, ok? Quindi basta spostare questi simpatici triangolini e andiamo esattamente dove vogliamo. Possiamo cambiare chiaramente le dimensioni di visualizzazione del nostro file video e scegliere quelle che più ci interessano. In questo caso scegliamo adatta. Dopodiché ho una scheda di output, ossia del risultato finale che io avrò. Ma andiamo sulle impostazioni di esportazione. Qua scegliamo il formato FLV o F4V piuttosto che quelli che abbiamo già visto anche prima. La differenza tra FLV e F4V in che cosa consiste? Che l'F4V corrisponde allo standard MPEG 4. Adesso non voglio tediarvi con tutte le specifiche di questa cosa, però diciamo che è l'equivalente flash dell'MP4. Abbiamo una serie di predefiniti per l'esportazione, questo possiamo andarcelo a scegliere a secondo per esempio delle dimensioni che dell'utilizzo che andiamo a fare di questo video, quindi la compressione aumenterà o diminuirà. Ci sono dei commenti, il nome di output di conversione finale di questo file. Dopodiché ci viene chiesto se vogliamo esportare sia il video che l'audio, in questo caso noi scegliamo entrambe. Il riepilogo è che abbiamo un file che come da sorgente ha le dimensioni 655x480, l'audio è un equivalente di MPEG di livello 3, ossia un MP3 a 128 kilobit per secondo stereo e via dicendo. Le impostazioni che ci interessano invece in questa serie di schede qui, ecco, una cosa importante che vorrei farvi notare è quello che succede in questa parte bassa della nostra scheda, ossia la dimensione file stimata. Ci dice che il file con queste impostazioni peserà 2 mega. Ok, questo è molto importante. Abbiamo una scheda filtri che ci consente di effettuare un controllo sfocatura in modo tale da rendere in alcuni casi il video un po' più soft, nel nostro caso non ci interessa. Poi c'è l'impostazione di multiplexer, ossia la scelta se esportare il file in formato FLV oppure F4V. F4V, notiamo la dimensione del file stimata, adesso pesa 5 mega. Questo significa che la qualità di partenza del file F4V, equivalente, ripeto, dell'MP4, è un tantinello più alta, decisamente il doppio rispetto all'FLV. Non fatevi ingannare però dal concetto di qualità più alta o qualità più bassa, perché
Tutto dipende, ripeto, dalla destinazione finale del nostro progetto. Quindi valutate le dimensioni del file video, facendo per esempio riferimento al fatto che i video tutorial che voi state guardando hanno un peso medio intorno ai 70-150 megabyte. Quindi stiamo parlando di file video che durano mediamente 15 anche 20 minuti e che possono pesare anche molto di più. Per quanto riguarda le impostazioni video di base, abbiamo un codec che possiamo scegliere tra Sorenson o ON2VP6, una serie di nomi improponibili. Lasciamo di default questa seconda opzione. Possiamo decidere di ridimensionare il video in maniera o proporzionale o distorcerlo. In questo caso noi non ridimensioniamo proprio una cippa di niente. Dopodiché possiamo andare a modificare le impostazioni di bitrate. Queste sono molto interessanti e molto importanti. Allora, innanzitutto abbiamo una codifica di bitrate, okay, che ha a che fare con la tecnica di compressione che viene utilizzata per questo tipo di operazione. Anche qua lascio gli approfondimenti a voi, in questa sede non ci interessa approfondirlo. Possiamo fare una o due passate di codifica, che sta a significare semplicemente il numero di volte che, tra l'altro viene specificato a piedi pagina della nostra scheda, il numero di volte in cui il video viene analizzato da Adobe Media Encoder, e poi il benedetto bitrate. Bitrate che cos'è? È praticamente la qualità di scaricamento che ci mette a disposizione il formato di compressione. In realtà, per dirla proprio con le specifiche Adobe, è la velocità di dati per il video espressa in kilobit al secondo. Detto in soldoni, più alto è questo numero, adesso lo ingrandiamo spropositatamente, ok, più le dimensioni del file tendono ad alzarsi. Ok, l'ho portato al massimo a 10.000, guardate la dimensione del file stimata, è 14 megabyte. È chiaro che a 10.000 avremo una qualità del video molto vicina all'originale, mentre se lo abbasso a 5 avrò una dimensione del file stimata di 191 kilobyte. Il risultato finale di un bitrate così basso è che il video non si potrà guardare proprio. Quindi un buon bitrate è intorno ai 1000, poi dipende di nuovo dal video che abbiamo a disposizione. Guido e gli altri esperti di video saranno in grado di spiegarvi molto meglio di me tutte queste impostazioni. Dopodiché ci sono una serie di impostazioni avanzate che però nel nostro caso non cambiano il risultato finale. Quindi quello che ci interessava sono le impostazioni di bitrate e del multiplexer. Dopodiché possiamo anche scegliere di esportare l'audio sia in stereo che in mono, anche qua con una qualità dell'audio definita da dei fattori numerici che anche qua identificano il bitrate, cioè la quantità di dati che esprimono meglio il file audio. E poi abbiamo la possibilità addirittura di buttare su, una volta finita la compressione, di buttare il nostro video direttamente su un server web per la pubblicazione. Nel nostro caso non ci interessa perché vogliamo in realtà inserirlo all'interno del file di Flash. Quindi una volta che abbiamo capito tutti questi passaggi, non dobbiamo far altro che dare un bel ok e dire al nostro Adobe Media Encoder di iniziare la coda. Quello che succederà è che il nostro video viene sottoposto alla codifica. Ci dice quanto tempo è già trascorso dall'inizio dell'operazione, mentre la stima del tempo rimanente viene indicata in questa parte della barra di scorrimento. In questo caso abbiamo ancora pochi secondi, 5, 4, 3, 2, 1, eccetera, eccetera, un po' come se fosse Capodanno, ed ecco qua che una volta che è finito la codifica del nostro file video, compare questo segno di spunta verdolino che ci dice: ok, amico mio, il file è stato correttamente esportato.
transcodificato. Quindi a questo punto posso tranquillamente chiudermi Adobe Media Encoder e ritornare su Flash e ritornare alla mia schermata iniziale. Quindi dopo aver codificato il video in Adobe Media Encoder, tornate in Flash e fate clic sul pulsante sfoglia per selezionare di nuovo il file video codificato da importare. Quindi diamo ok, sfoglia, Times Square Traffic underscore 1, eccolo lì, apri, perfetto. A questo punto scegliamo di continuare e quello che dobbiamo fare è scegliere la skin del nostro player che abbiamo a disposizione. Qua ne abbiamo tutta una serie, vi divertirete voi a scegliere quella che più vi piace. Tra l'altro si possono anche creare con il fai da te. Diamo continua, dopodiché ecco, questa è un'altra parte importante che dice che il file video che state utilizzando si trova nella seguente posizione, bla bla bla, video Times Square Traffic underscore 1.flv. Quindi un componente Flash Video sarà creato sulla stage e configurato per la riproduzione locale. Dal momento che si vuole trasferire il nostro filmato di Flash su un server web, all'interno di una pagina web, dobbiamo ricordarci di trasferire anche tutti i componenti relativi al nostro video, per cui ci sarà il player, per cui ci sarà una serie di cose. Facciamo fine e Flash non fa altro che caricarsi all'interno il nostro bel Flash Video FLV. Ora possiamo anche ridimensionarci il nostro file per farlo contenere, per far sì che sia contenuto nelle dimensioni del nostro stage. Facciamo un bel Command Enter o Control Enter per fare un'anteprima e effettivamente vediamo che il nostro video viene perfettamente visualizzato all'interno del nostro file FLV con tutti i controlli del caso, per cui controllo del volume, player, stop, avanti, eccetera eccetera. E detto fatto, abbiamo creato e inserito il nostro primo file video convertito in FLV nelle nostre animazioni. Beh, direi che adesso il ciak torna nelle vostre mani. Max vi saluta e ci diamo appuntamento al prossimo tutorial.